Salve amiche pixelini e benvenuti, bentornati in questa nuova fantastica avventura di Harry Potter Hogwarts Mystery, ragazzi. Come mai inizio a registrare come al solito, ragazzi? Finisce assolutamente la musichetta, non ci interessa raccoglistelle, non ci interessa assolutamente nulla, nemmeno questo che non faremo, non ci interessa assolutamente nulla, ma ragazzi dobbiamo andare avanti con il capitolo del 45 dell'anno 6, che è l'ultimo capitolo di quest'anno, a parte la preparazione. Purtroppo, ragazzi, potremo andare avanti con Incontra Mundungus, ma facendo questa missione poi a metà verremo bloccati perché ci chiede di fare le lezioni. Quindi oggi andremo a fare effettivamente le lezioni, in modo tale che nel prossimo video potremo fare tutto il capitolo, finirlo ed essere veramente in pari, e sperando che questo capitolo sarà fantastico, perché mi è stato detto che è un capitolo veramente wow. Quindi ragazzi, mi raccomando, non spoilerate qua sotto, perché io a quel punto saprò come è andato a finire, perché quando ho finito di registrare questo registrerò anche l'altro. Però ragazzi, non fate spoiler a altre persone che in realtà invece stanno seguendo questa serie solo e soltanto qui su YouTube e non ci stanno giocando. Quindi per favore cercate di non spoilerare, perché altrimenti se vedo succederà questo dopo, io prenderò quell'utente e lo bannerò dal canale. Semplicemente. Benvenuti allievi, oggi parleremo di una pianta rara. È probabile che conosciate il fagiolo di questa pianta, ok? Sto parlando proprio della pianta sopoforosa. Cos'è? Iniziamo la lezione. Lasciate che vi spieghi quanto sia splendida la pianta sopoforosa. Interessante, forse, non ne ho idea. Le parti avanzate della pianta sopoforosa hanno qualche altro uso? Non volevo farlo cadere, lo giuro. Questo non ne sono sicurissimo. Come butta Rocky? Anche a tua lezione? Sviluppatori, dai, traducete bene le cose, per favore. Prestate attenzione alla tintura rossa che si ritrova nel tessuto vascolare delle foglie. Questa distrazione mi ha fatto anche non leggere tutto. Questo va bene, non lo possiamo leggere perché è quello della stellina. Si sa che non si può leggere. Tra l'altro, ragazzi, nella preparazione delle lezioni sono arrivato al 44 di coraggio. Cioè, non riesco a salire degli altri due di empatia e ingegno. Ma a coraggio invece salgo un botto. Mi avete ascoltato finora? Vediamo se sapete rispondere a questo. Dove cresce la pianta sopoforosa? Non l'hai detto? Ragazzi, l'ha detto? L'ha detto? Gelide tundre? Porca di quella paletta, volevo quasi dire cupe paludi, volevo quasi dirlo. Prof, capisce che ogni tanto io posso anche sbagliarmi, sono comunque Balboa e super spezza incantesimi, però ci sta che ogni tanto invece io... Una pianta così rara necessita di cure molto attente, concentratevi. Sono l'asso della concentrazione e sbaglierò sicuramente, state a vedere. Dovrei notarlo da qualche parte. Chissà se da qualche tempo la professoressa Sprout ha questi vasi. Ah, da quanto tempo? E chi te frega? Fatti gli affari tuoi. Ilpixelmato.it/taccuini per avere energia, gemme, tutto infinito. Il succo di quella roba serve a fare quella roba, che noi non sappiamo cosa sia quella roba. Guardate come mi muovo, perché dovrete fare come me. Scusa, non volevo, no, allora, misclick, può succedere ragazzi, può succedere, ho premuto il tasto sbagliato. Fate attenzione, gli attrezzi sono estremamente importanti. Sì, sono estremamente importanti. Aspettate, penso di aver trovato qualcosa. Cosa hai trovato? Tongs. È una mia impressione o i rastrelli portatili sembrano una mano? Non lo so, non li vedo, non ci sono, quindi boh, potrebbe essere qualunque cosa. Tu li vedi, io li vedo, noi li vediamo, no. Ci manca solo un'ultima cosa, credo sia in quel vaso lì. Diamo un'occhiata. Stavolta non mi frega il gioco, stavolta il gioco non mi frega assolutamente. E che cavolo, caro mio caro gioco, non mi può fregare due volte. Mamma Mao. Eccoci qua, bisogna studiare la pianta sopoforosa. Create un legame con la vostra pianta. Ascoltate i suoi bisogni. Pronto, piantina, salve. Ah, il rastrello? No, non c'è il rastrello, quindi niente. Devo andare a ritroso.
Starnutaria, pugnacio, ecco la pianta soppoporosa, con una po' in meno però dettagli. Un misurino, due misurini, tre misurini. Tanto vale aprirlo. Cosa, il concime? Non farlo che puzza. Mi passeresti il misurino, Rocky? Se magari ti giri e mi guardi, volentieri, se non mi guardi sono un pochettino triste. Loro se ne vanno tutti, perché hanno paura dell'insegnante. Comunque questa pianta sembra tipo mezza morta, eh. Dovete concentrarvi per capire di cosa ha bisogno la vostra pianta. Ma questa lezione è tutta concentrazione, non c'è altro che concentrazione dall'inizio alla fine, ragazzi. Ma ragazzi, eccoci qua, mi concentro a buttare l'acqua fuori dalla pianta, come al solito, perché cioè, sono tanto bravo a concentrarmi, ma non tanto a sapere la fisica, non ho studiato fisica. Sicuramente gli sviluppatori non l'hanno fatto. Piccoli dettagli. Bene, studenti, è ora di prendervi cura della vostra pianta soporifera. Devo misurare il fertilizzante con precisione. Le cesoie non mi servono più. Otteniamo altra energia. Sì. No, ma non ho appena messo in tasca dei fagioli soporosi. Annie, sei una ladra? Guarda la mia pianta soporifera. La guardo e la riguardo, ma preferisco guardare te, Penny. Temo di aver fatto cose che non sapremo mai, in quanto... cioè... sviluppatori! Non dimenticarti di fertilizzare la tua pianta soporifera. Ma certo, io soporizzo tutto. Ragazzi, soporizzo tutto. Ma stiamo scherzando, ma dai, ma per favore, ma guarda qua come soporifero io. Penny è felice. E se Penny è felice, tutti siamo felici, no? Giustamente. E quindi, ragazzi, più 5 di energia. Le ricompense due oggetti che sono i biglietti magici non ci interessano assolutamente, ragazzi. Siamo pronti ad andare. Niente poco di meno che sì, al gas strozzante. Lezione di pozioni dove impariamo a fare il gas strozzante, sperando che alla fine della lezione poi Piton non ce lo faccia provare su noi stessi per vedere se funziona. Bella la parte in inglese originale, super top. Non ci saranno sventolii di bacchette in questa classe. Oggi impareremo a preparare il gas strozzante. Non respirate le esalazioni, mi hanno informato che sarebbe sconveniente se qualcuno di voi soffocasse. Peccato, eh? Iniziamo la lezione. Ascoltate attentamente se non volete ricevere un brutto voto. No, no, prof, no, non voglio, non voglio. Spero di non dover macinare i miei ingredienti così finemente. Vabbè, cosa vuoi che sia? Su via, un macinino. Spero per il tuo bene che tu stia prestando attenzione, Balboa. Certamente. Il professor Piton. Scusate, l'esposizione al gas strozzante comporta cose che voi umani non potete capire. Toglierò punti alla casa chi respirerà questo gas, sempre che non soffochi prima. Mamma mia. Professor Piton, verranno distribuite delle maschere per questa pozione? Il libro consiglia di usarle. Il gas strozzante è estremamente strozzino? Strozzatino? Strozzoso? Se hai prestato attenzione, Balboa, questa domanda dovrebbe risultarti facile. Di che colore è il gas strozzante? Se l'ha detto era quella domanda che ho soltato. Verde, ovviamente, porca di quella paletta è in odore. È in colore. Prof, sa... Io volevo studiare, ma c'era il gramo fuori dalla mia finestra e non ho potuto, mi sono distratto. Chieda alla Kuman. Dubito fortemente che possiate imitare la mia tecnica. Tuttavia, vi consiglio di fare attenzione. Mamma mia, mi piace un sacco quando si rimbocca le maniche senza farlo effettivamente. A questo punto la vostra pozione dovrebbe ribollire, non traboccare. Forse questa è la mia pozione preferita fra quelle che abbiamo preparato. Perché strozza? Prova a respirare un po', Balboa. Lo sai che parlando tu stai respirando?
Non voglio assolutamente sbagliare la preparazione questa volta. E allora cerchiamo di non sbagliarla. Chissà se il professor Piton me ne lascerà prendere un po'. Direi di no, spero. Non c'è bisogno che tu mi stia così vicino, Balboa. No, non si preoccupi, non voglio stare così vicino, anche perché poi soffoco e mi strozzo. Se solo la Rakepig fosse rimasta un po' di più al castello, avrei potuto soffocarla con questa pozione. La pozione è estremamente non so cosa e quindi non lo sapremo mai, ragazzi. Ma, eccoci qua. Se non vi concentrate, verrete sicuramente bocciati. Ma ragazzi, io sono un mago nella concentrazione, lo dico sempre. E sarebbe bello che quando lo dico magari, tipo, ops, non ce l'ho fatta e oh no, che pessima persona sono. Invece no, ce l'ho fatta, ragazzi, siamo pronti per andare a prendere la terza stellina. Super, super top. Ma. E non vedo l'ora di andare avanti con questo capitolo e scoprire che cosa sono queste cose che sono sul tavolo. Devo prendere solo qualche altro ingrediente dagli scaffali. Sì, ma cosa sono? Cioè, quelli di verdura sembrano tipo dei cuori, dei fegati, dei polmoni. Il nostro non lo voglio sapere cosa sono in realtà. Cioè, non voglio veramente sapere cosa sono queste cose qui a sinistra. Per niente. Pido di nuovo l'energia, non è un problema, assolutamente. Ho già controllato questo barattolo, non ricordo. Stai cercando di fregarmi di nuovo gli ingredienti? In che senso? Sono dall'altra parte della stanza. C'è scritto rosmarino o trita timo? Mi sa che il professor Pita non scrive molto bene, secondo me. Ti serve l'aiuto della strega più potente di Hogwarts? Credo che abbia detto così, non ne sono sicuro, perché ovviamente i sviluppatori non ce lo fanno dire. Però, leggere. Oh, a quanto pare ho rovesciato tutti i tuoi ingredienti. Forse dovresti risistemare tutto, Rocky. Quanto la odio questa parte qua. Allora. Trattato tutto di qua, questo va di qua. Questo va di qua, di qua, di qua, di qua, di qua, di qua, ta 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 ta. Mamma mia, era rimasto fuori, ragazzi. Ma sono tipo dei vermi, qualcosa. No, non capisco, ragazzi. Non capisco veramente. Sono tipo dei vermi giganti, qualcosa del genere. Boh. Boh. E quindi, ragazzi, siamo pronti per le ultime due stelline. Preparati a schiacciare gli ingredienti. Se sporcherete l'aula, dovrete rimanere dopo la lezione a pulirla. Ci sono gli elfi domestici per questo. Che sei, crepa? Rimettete dove l'avete trovato, sottrarrò punti alla vostra casa. Devo calibrare la quantità giusta se voglio che la mia pozione sia perfetta. Calibrare, più pesare, semmai è la quantità giusta. Boh, vabbè. Sarà meglio che ricontrolli se ho tutti gli ingredienti da macinare. Se farete cadere il mortaio, i vostri voti ne risentiranno. Mi sa che ci hai affezionato. Prima o poi giamperò in uno di questi libri e mi ritroverò a terra. Ha lasciato questa bottiglia? Non si sa dove, come, quando e perché. Non si sa. Non si sa, ragazzi. È lì, una bottiglia è lì. Devo macinare gli ingredienti prima di preparare la pozione. Ok. Quindi? Maciniamo, magnifico ragazzi, molto molto bene. Ah, snack, 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 stop, no, tom, 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 tom. Sì, salve. Forza, voglio l'ultima stellina, ragazzi, voglio l'ultima stellina così siamo pronti a finire il capitolo. Ma. Preparati a completare il gas strozzante. Il tempo è quasi terminato. Dovrebbe mancarvi poco a concludere il gas strozzante. Pochissimo, ragazzi, pochissimo. Ho aggiunto quell'ingrediente e mescolato 3 volte il senso orario. È ora del passo successivo. Questa pozione non può competere con la strega più potente di Hogwarts. Fammi ricontrollare una cosa. Soprattutto, ma io la faccio insieme a Merula, la pozione? Che non ho un mio calderone. Sembra quasi pronta. Sembra. Vuoi che ti insegni le tecniche per mescolare meglio? D'altronde sono la mescolatrice migliore che ci sia. Non avevo dubbio.
Ti sembra abbastanza trasparente? Non lo so, in un calderone nero non puoi vederlo. Questo che dice Piton non lo sapremo mai assolutamente, purtroppo non posso leggerlo. Se voi l'avete letto, fatemelo sapere qua sotto nei commenti. Nel mentre il mio gas è strozzante, è quasi pronto. Sì, e speriamo che non sbaglio. Qui stavo per sbagliare. Sì, ok, magnifico. Piton, per favore, signor prof, non mi vada a strozzare con il mio gas perché non mi sembra una cosa carina da fare. Soprattutto, ecco, non sono il pupillo di Silente, però comunque sia, dai, prof, non lo faccia, la prego. Ma ragazzi, abbiamo anche fatto questa parte. Per questa volta, ragazzi, non ci sarà il prossimo capitolo perché non è finito questo capitolo. Ma ragazzi, grazie di essere stato qui. Se vi è piaciuto il video, se volete vedere altri video, eccetera, mi raccomando di lasciare un mi piace, iscrivetevi al canale e attivate la campanella per non perdere tutti i video che escono tutti i giorni alle 13, dal lunedì al sabato, tranne la domenica che facciamo Harry Potter e la Camera dei Segreti. Ci vediamo inoltre in live sulla piattaforma Viola che trovate qua sotto in descrizione. Praticamente un giorno sì, un giorno no, all'incirca. Dovrebbe essere nei limiti lunedì, il mercoledì, il venerdì e anche il sabato. In teoria, però insomma, diciamo che non è proprio esattamente così. E ogni giorno su Instagram e su Telegram metto la programmazione. Ma non perdiamo altro tempo, per oggi è tutto. Che altro dire? Fatto il misgatto. Mamau! Se anche tu, come me, non puoi più vedere dei poveri ippogrifi incatenati, se anche tu, come me, non riesci più a sopportare il maltrattamento degli elfi domestici, allora iscriviti al canale del Pixel Matto, potrai trovare ricette, gameplay, notizie potteriane e molto altro ancora. Cosa aspetti? Iscriviti e attiva la campanella per non perdere nessun video. Il fantastico mondo di Harry Potter ti aspetta!